Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Spari nella notte a Riesi, indagano i carabinieri. Controlli antidroga al Rapisardi di Caltanissetta. Precari ASP, processo di stabilizzazione al via. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Spari nella notte a Riesi, nelle vicinanze dell'oratorio salesiano. Da una prima ricostruzione dell'episodio, due sconosciuti avrebbero esploso diversi colpi con un fucile da caccia da un'automobile. In quel momento sulla strada c'erano quattro giovani che hanno riportato ferite causate dai pallini di piombo, guaribili in pochi giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri. Controlli antidroga al Rapisardi di Caltanissetta, attenzioni puntate anche su altre scuole della città. I carabinieri della compagnia di Caltanissetta eseguono servizi di controlli antidroga nelle scuole unitamente ai cani antidroga. Alle ore 9 i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Caltanissetta unitamente ai colleghi del nucleo cinofili di Palermo hanno svolto un servizio di controllo finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno dell'uso e della detenzione di sostanze stupefacenti all'interno di strutture scolastiche. In particolare l'attenzione dei militari dell'arma è stata rivolta ad una scuola superiore del capoluogo, l'Istituto Tecnico Commerciale di Viale Regina Margherita. Nella prima mattinata i militari si sono diretti a Rapisardi dove, riscontrando grande collaborazione da parte della dirigente scolastica e del personale docente, hanno proceduto al controllo delle aule. Successivamente Bach, questo è il nome del pastore tedesco in servizio presso il nucleo cinofili del capoluogo siciliano, addestrato a fiutare le sostanze stupefacenti, ha passato al setaccio le aree sia interne che esterne dove gli studenti sono soliti aggregarsi nei momenti di pausa. Ed in questo caso, avvertendo la presenza di qualcosa, ha iniziato ad agitarsi, indicando chiaramente al suo conduttore il posto dove venivano effettivamente rinvenuti residui di sostanze stupefacenti, riconducibili a residui di sigarette in confezione Spinello, contenenti verosimilmente hashish o marijuana, circostanza che sarà chiarita dai kit narcotest in dotazione ai militari del nucleo operativo. Consiglio comunale su valorizzazione di beni, opere pubbliche e bilancio. Parla Adriana Ricotta, presidente della Commissione Consiliare Urbanistica. Consiglio comunale a Palazzo del Carmine su diversi argomenti, valorizzazione dei beni, piano triennale opere pubbliche e bilancio di previsione. Ne parliamo con la presidente della Commissione Urbanistica. Il suo pensiero su questi tre argomenti che sono di notevole importanza? Sì, sono di notevole importanza. Io, per quanto mi riguarda, sono stata coinvolta dal piano triennale delle opere pubbliche in qualità di Commissione Urbanistica, dove noi dobbiamo esprimere pareri ed è l'attività prodomica quello che sarà il bilancio vero e proprio del comune, sia annuale che triennale. Abbiamo apportato diversi emendamenti come commissione che dovrebbero essere fattivi e si basano su quelle che sono le direttive europee e nazionali sulla sicurezza, la messa in sicurezza di tutti gli edifici, le manutenzioni straordinarie stradali e il continuum della rete fognaria ovunque, cioè dove manca. Logicamente noi prevediamo che questo libro, che noi chiamiamo libro dei sogni, come ogni anno è stato approvato, diventi un fatto congruo e realizzabile, anche perché sono opere indispensabili e necessarie, come per esempio tutti gli edifici fatiscenti giacenti nel centro storico quartiere Provvidenza, che si rifanno anche a una delibera consiliare della precedente amministrazione dove è stata approvata una carta dei rischi. Io premetto che queste sono indispensabili, perciò per la messa in sicurezza sia degli edifici stessi che delle persone, dei cittadini. Sull'approvazione del bilancio, qual è la sua idea? Io purtroppo, a me come tanti altri, non è stato fornito il PEG su questo bilancio. Forse siamo stati un pochino, però lo esamineremo in aula, queste sono cose che dobbiamo valutare ed esaminare, perché io in qualità di consigliere, anche se di maggioranza, ho la mia coscienza individuale, anche perché dobbiamo rendere la città vivibile
in tutti i sensi, anche dal punto di vista economico, e non dobbiamo sempre gravare i cittadini con le tasse, ma dobbiamo rendere i servizi, che sono quelle cose importanti. Abbiamo gravato i cittadini con le tasse, però dobbiamo apportare dei servizi che adesso tuttora non ci sono. Sul bilancio io logicamente rimango con il sindaco, perché penso che sia una persona corretta e per bene, però logicamente dobbiamo discutere su quelle che sono anche le valutazioni congrue al bilancio stesso. Precari ASP, processo di stabilizzazione al via. Abbiamo intervistato Gianfranco Di Maria della CISL Funzione Pubblica. Si avvia il processo di stabilizzazione per 246 lavoratori precari dell'ASP dopo diversi giorni di protesta. Sì, io direi dopo 25 anni di protesta, perché noi riteniamo di avere colto un risultato storico. Ne diamo il merito alla direzione, ma riteniamo che il sindacato abbia accelerato questo processo, e se me lo consente, io penso che il sindacato c'è ancora in Italia, e nella fattispecie il sindacato secondo noi è stato risolutivo. Tecnicamente cosa prevede questo processo di stabilizzazione? Tecnicamente prevede la proroga al 31/12/2016, intanto si sono trovati 71 posti in dotazione organica che saranno riservati a questo personale. Pensiamo per il futuro, da qui al 2016, di trovare altri posti, seppure non mi scandalizza l'idea che possano trovare la loro collocazione definitiva non necessariamente a 36 ore, quindi se troviamo 100 posti, 130 posti a 18, 20, 24 ore, il sindacato, e per il sindacato almeno la CISL, è disponibile a sottoscrivere l'accordo. Restano altre problematiche da prendere in considerazione? Assolutamente sì, le problematiche sono quelle relative ai profili professionali, che noi comunque leghiamo ai servizi che vengono resi al territorio, alla cittadinanza. Quindi se c'è anche qualche processo di riconversione, di nuova professionalizzazione per dare servizio alla città, per noi va bene. Non è una elargizione quella che ci hanno fatto, è il riconoscimento, oltre che di un diritto, della possibilità di dare più servizi e anche di qualità migliore. Come sindacato state seguendo anche altre posizioni lavorative? Sì, lo facciamo al comune, dove abbiamo già fatto richiesta al sindaco di convocarci, perché anche qui il 31/12/2014 è domani e si rischia di perdere il posto di lavoro, come gli altri colleghi dell'ASP. Non era un fatto, e non è un fatto obbligatorio e dovuto, è dovuto eticamente, ma non in modo per norma, diciamo. Al comune quanti sono i lavoratori interessati? Saranno circa 50 i lavoratori interessati, e che sono rimasti fuori dalla precedente stabilizzazione perché ritengono di dover restare nei propri profili professionali. Molti sono nella Polizia Municipale e tutti ci accorgiamo che è un servizio senza il quale la cittadinanza non può chiaramente andare avanti, anzi pensiamo che dovrebbero essere di più, perché il turnover non è mai stato sostituito, i lavoratori che sono andati in pensione non sono certamente stati sostituiti. Ci vorrebbe una boccata di ossigeno, come succede a Niscemi, ci vorrebbe quindi la stabilizzazione e i concorsi per nuovi posti di lavoro. Carta di Firenze, seminario di formazione per giornalisti a Caltanissetta. A Caltanissetta, seminario di formazione per i giornalisti con Fabrizio Morviducci e Roberta Serdos dell'Osservatorio della Carta di Firenze, un argomento importante che riguarda la professione del giornalista, che diventa sempre più difficile. Sì, la crisi economica, i cambiamenti radicali della professione, il passaggio al digitale hanno determinato un cambiamento totale in quello che era l'assetto, diciamo, della professione giornalistica, e oggi la vera emergenza è comunque lo sfruttamento di tanti colleghi pagati pochi centesimi per fare articoli, a volte anche appunto con contenuti pesanti, insomma.
L'obiettivo di questi corsi è proprio questo, cioè diffondere la sensibilità riscontrata nella Carta di Firenze nei colleghi e soprattutto ritornare a parlare di dignità. Non dimentichiamo che un giornalista sfruttato e sottopagato comunque sottrae fette di libertà e di autonomia ai lettori, che poi sono le persone che devono avere un'informazione libera e imparziale. È difficile diffondere questa sensibilità? È difficilissimo, infatti io credo che la cosa più importante sia quella di parlare utilizzando parole chiave, parole d'ordine direi. Una l'ha già usata Fabrizio: dignità, libertà, qualità del lavoro. Solo così questa professione, che sta profondamente cambiando, potrà arrivare ad ottenere nuovamente quelli che erano i risultati di una volta. Se voi fate attenzione, le grandi firme di un tempo non ci sono più, e questo qualcosa vuole dire. Siamo diventati tanti, siamo troppi forse e troppi precari. La Carta di Firenze ha un obiettivo: cercare di rimettere un punto su quella che è la qualità del lavoro giornalistico, che non interessa solamente il giornalista che fa materialmente il lavoro, ma soprattutto in questo caso il telespettatore o il lettore di un giornale, cioè il cittadino che ne usufruisce. Come vedete il giornalista del futuro? Beh, il giornalista del futuro auspicabilmente sarà equamente remunerato, speriamo, anche se i dati di oggi indicano esattamente il contrario, anzi drammaticamente il contrario. Comunque sarà un giornalista in grado, speriamo, di saper affrontare le sfide del digitale, le sfide della professione del futuro, mantenendo comunque la barra dritta sulla deontologia, sull'etica e soprattutto sul fatto di poter garantire un'informazione libera alle persone. Sì, assolutamente d'accordo, nel senso, secondo me il giornalista del futuro è un uomo, una donna capace di gettare un amo verso le nuove tecnologie, ma di avere al contrario un'ancora molto forte, ben piazzata su quelle che sono le regole della nostra professione, perché senza quelle regole non si potrà più parlare di giornalismo. Droga, un bracciante agricolo fermato dai carabinieri, sequestrati 200 grammi tra hashish e marijuana. Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa è l'ipotesi di reato avanzata a Campobello di Licata dai carabinieri a carico di Giuseppe Siragusa, bracciante agricolo 27enne del luogo. L'uomo, a seguito di alcune verifiche autonomamente predisposte dai militari dell'arma, a seguito di perquisizione personale successivamente estesa al domicilio, nella mattinata di ieri è stato trovato in possesso di hashish e marijuana per complessivi 200 grammi circa, un bilancino di precisione e una forbice. La droga è stata rinvenuta in parte nascosta nella camera da letto proprio sotto il letto dell'interessato e la rimanenza in un attiguo garage. Il materiale è stato quindi sottoposto a sequestro, mentre l'arrestato, dopo le formalità di legge in caserma, è stato accompagnato nella propria dimora ai domiciliari, in attesa delle ulteriori decisioni della competente autorità giudiziaria. Controlli dei carabinieri nel Nisseno in materia di lavoro, diversi cantieri visitati, elevate contravvenzioni per 10.000 euro, altri particolari su tcsnews.tv. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Associazione dei capitani della Real Maestranza, Gioacchino Ricotta eletto presidente. Nuove elezioni nell'Associazione dei capitani della Real Maestranza, è stato eletto presidente Gioacchino Ricotta, è stata un'elezione condivisa. Ah sì, certo, praticamente eravamo quasi tutti, perché tranne qualcuno che non stava bene oppure non c'era, eravamo tutti i capitani che grazie al padre Giuseppe Anvuso, che si è ha dato a disposizione i locali parrocchiali della chiesa San Biagio, e lui ha presieduto e ha voluto proprio questa assemblea per aiutare l'associazione e per il mantenimento stesso della stessa. E allora abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo fatto una votazione a scrutinio segreto per eleggere le 5 cariche del direttivo dell'associazione.
votazione. E il criterio è stato che chi aveva maggiori voti faceva il presidente, chi ne aveva di meno a scalare. Io ho avuto il massimo dei voti grazie alla fiducia che mi hanno dato i capitani. Il secondo è stato eletto, è stato Giuseppe Giordano, capitano del 2009. Il terzo, che poi è diventato e quindi vicepresidente, il terzo eletto, quindi Roberto Di Dio, capitano del 2013, è il segretario, e due consiglieri che sono Pasquale Tramontana, capitano del 1998, e Angelo Iannello, capitano del 91. Quindi è stata un'elezione corretta, perfetta, che come ho detto, che io ora mi onoro di rappresentare, ma non certo per sostituire un grande personaggio come il cavaliere ufficiale Gaetano Riggio, che per 20 anni, è nato nel 95, quindi per 20 anni diciamo è stato l'anima dell'associazione, e ci sono stati altri presidenti, gli altri presidenti che sono dell'associazione, che hanno fatto la loro parte, e io veramente li ringrazio, e non certo voglio sostituirmi assolutamente. Io devo soltanto chiedere l'aiuto del consiglio direttivo e di tutti i capitani affinché possiamo portare avanti questa manifestazione, perché grazie al nostro aiuto, alla nostra esperienza, cercheremo di valorizzarla ancora meglio di quello che la rappresenta, perché sappiamo l'esperienza dei capitani. Per tradizione i capitani davano sempre aiuto alle nuove cariche, addirittura facevano anche la vestizione del capitano il mercoledì mattina, perché lo aiutava proprio a vestirsi, proprio per l'esperienza che hanno. E quindi noi cercheremo di dare un supporto a tutta la Settimana Santa e alla maestranza. Masticare le classiche gomme migliora il sorriso, lo rivela uno studio. Sputa quella gomma. Generazioni di ragazzi se lo sono sentiti ripetere tante volte, a casa e a scuola. Adesso però la raccomandazione cambia, anzi si ribalta. Masticare il chewing gum migliora il sorriso. L'evidenza scientifica indica ormai in maniera incontrovertibile che masticare gomme senza zucchero apporta effetti benefici sulla mineralizzazione dei denti, e questo grazie all'aumento del pH della placca e alla stimolazione della saliva. E i benefici risultano incrementati quando è presente anche l'ossilitolo, che svolge una vera e propria attività di prevenzione della carie. Parola del centro OMS per l'epidemiologia e l'odontoiatria. I dati indicano che la prevalenza delle carie in Italia si attesta al 21,6% per i bambini di 4 anni e al 43,1% per i 12 anni. Imparare come avere una bocca sana da piccoli predispone a una bocca sana da adulti. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere. Si parlerà di problematiche della coppia. L'informazione continua su tcsnews.tv. È possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. È attivo anche il canale 647 di TCS Più 1 con la programmazione indifferita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.